Perché oggi azzurra siamo con Luisella Caffieri, attrice che sta esponendo da oggi fino al 15 maggio allo Studio G1 in Calle San Giacomo. Racconta un po' come ti esprimi attraverso i tuoi quadri, cosa dicono di te. Dicono di me quello che ho dentro di me. I miei quadri escono dal mio cuore. Alla fine è il mio cuore che esce. E quindi, ad esempio, per il mare, il vivere a Chioggia per 10 anni mi ha approcciato al mare in un modo diverso, soprattutto al mare d'inverno, al mare bello, per cui poi questi miei sentimenti, queste mie passioni escono sia nei figurativi che negli astratti. Con gli astratti riesco ad esprimere anche sentimenti che non sono raffigurabili con i figurativi e quindi anche una filosofia di vita, un credo di vita esce dai miei colori e dalle mie forme anche se sono astratte. Tu hai detto che da 10 anni vivi a Chioggia, ma di dove sei? Sono di Padova. E alterno la mia vita tra Padova e Chioggia. Una bella esperienza. Ti danno sicuramente le cose in modo diverso, ti offrono Sicuramente. qualcosa di ben differente l'una con l'altra, per Sì. cui una magari si completa con l'altra. Sicuramente, sicuramente. A Chioggia, in particolare a Stomarina, vivo a Stomarina, quindi vivo vicino agli orti e quindi la passeggiata della mattina tra gli orti d'estate con la nebbia, bellissima, e poi il mare d'inverno, il mare con la neve, il mare con i piccoli gabbiani che nascono in primavera, è una cosa meravigliosa. Cose che a Padova non posso Si vivere. vede altro. Si vede altro, si vedono i monumenti, si vede Giotto, Ogni si città vede. offre le sue peculiarità. Ah, sì. Tu usi la tecnica della tecnica mista o acrilico? Sì, ho anche colore olio. Spiega come mai l'acrilico è la tua tecnica preferita. L'acrilico è la mia tecnica preferita negli ultimi anni. Prima dipingevo solo olio. Ma da quando i miei estratti vengono fuori di getto, hanno bisogno di un tempo molto limitato per essere realizzati. Non posso aspettare i tempi perché l'emozione, il sentimento, quello che voglio dire, è un turbinio di cose, per cui è l'acrilico che è la tecnica che prediligo. Poi determinate cose non le posso fare ad acrilico e le faccio a olio. Però per gli astratti prevalentemente e anche e soprattutto per i lavori che ho qui in mostra a Calle San Giacomo, la G1, per questi prevalentemente ho usato l'acrilico. E in quest'ultimo periodo sto dipingendo con un acrilico molto acquerellato e alcuni quadri che ci sono fatti negli ultimi mesi. Presentano queste velature successive di acrilico che danno trasparenza sulla posizione di piani e anche queste le riesco a fare solo in acrilico. Racconta fino a quando sarai aperta, quando ti troveranno qua i visitatori, in modo che possano venire a colpo sicuro. Allora io sarò qui dall'1 al 15 maggio e mi potranno trovare dal giovedì alla domenica dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19:30. La galleria poi sarà aperta anche il martedì e il mercoledì, ma io non sarò presente, quindi la galleria è aperta tutti i giorni tranne il lunedì, ma io sarò presente dal giovedì alla domenica. Perfetto, allora invitiamo tutti i chioggiati che amano l'arte, amano riempirsi gli occhi di cose belle, a venirti a trovare. Grazie, grazie, tutti invitati.